Primi 10 punti assegnati dunque, si va con la seconda prova del Super Frustino Tommaso Grassi Howard. Lo schieramento 1 Alveo Filmont, 2 Alleluia LZ, 3 Avi Kacciak SM, 4 Arabesque B, 5 Asia LL, 6 Ancora Tu, seconda linea 7 Atena del Ronco, 8 Aligero di Rum, 9 Americ Clemar, 10 Aaron Smith Treb. Favore in chiusura per Ancora Tu, numero 6 Edoardo Baldi, macchina che stacca. La velocità iniziale di Arabesque B che conquista la testa, attaccato da Asia LL. Asia LL va decisa su Arabesque B, mentre rimane all'esterno Ancora Tu. Asia LL in vantaggio, vedremo Ancora Tu se si presenterà sulla compagna di training. Lo fa con decisione sul rallentamento di Asia LL e Ancora Tu in 400 metri comunque abbastanza veloci supera Asia LL 29-1, cioè per i primi 400 metri, quindi andatura molto sostenuta, mentre in terza posizione esterna c'è già Aaron Smith Treb che si proietta sui primi 600 che se ne vanno in 44,5 e Aaron Smith Treb punta subito su Ancora Tu, la vicina al passaggio davanti alle tribune e all'altezza degli 800 metri, arriva al sediolo della battistrada che si trascina Asia LL. Intanto cavalli che affrontano la penultima piegata, sempre condotti 58,7 c'è intanto per i primi 800 metri di gara. Aaron Smith Treb si impegna a ridosso di Ancora Tu che continua a fare andatura, un 14,8 per arrivare a un chilometro in 1,13,5 Asia LL in seconda posizione alla corda. Numero 3, Avi Kacciak SM, squalificato. Che fatica a sua volta, se ne sta andando. Ancora Tu che prende vantaggio a 350 dalla conclusione. In difficoltà Aaron Smith, Asia LL in seconda posizione lungo la corda, cerca di seguire la compagna di training. Intanto ha fatto quasi il vuoto praticamente Ancora Tu, che entra con una ventina di metri di margine in dirittura d'arrivo. Ancora Tu nel finale si stacca ulteriormente e viene a vincere da dominatrice Edoardo Baldi in sedioro. La lotta per il secondo posto vede il numero 4 Arabesque B aver ragione di Americ Clemar, 1:13,4 il ragguaglio finale per Ancora Tu oggi in versione veramente strepitosa.